Il Mezzogiorno riparte dai rifiuti, non più oggetto di illegalità selvaggia, ma strumento di rilancio economico. In quest'ottica il Consorzio Nazionale Imballaggi ha riunito, in occasione della Fiera del Levante di Bari, i massimi rappresentanti istituzionali del territorio e, dati alla mano, ha ribadito a gran voce che anche il Sud ce la può fare. Siamo qui oggi insieme ad una serie di sindaci di comuni importanti del Sud, proprio per dimostrare che sono... che si può fare anche qua. È già un concetto che abbiamo già portato avanti qualche anno fa in un'altra regione, che oggi mi riferisco alla Campania, in modo particolare a Salerno, che hanno fatto un grande passo avanti da questo punto di vista, si sono allineati quasi al nord. Ecco, noi vogliamo che anche le altre regioni del sud, anche col nostro aiuto, possano fare questo passo in avanti. Una vera opportunità quella dell'economia circolare, che potrebbe contribuire a ridurre il divario, anche sostenibile, che persiste tra il nord e il sud del paese. I dati che sono stati presentati oggi sono dati fondamentali, perché ci dicono che il sud sta crescendo nell'ambito della raccolta differenziata. È ovvio però che il gap è ancora molto molto evidente, non solo per quanto riguarda le grandi città, ma anche per quanto riguarda i territori periferici. E quindi alcune iniziative che insieme a CONAI stiamo facendo anche qui tendono a implementare e a far sì che questa macchia di leopardo che c'è al sud, perché ci sono anche degli esempi molto fattivi anche nel sud Italia, venga in qualche modo colmata. Bari, Catania, Catanzaro, Palermo sono questi alcuni degli esempi concreti dell'impegno di CONAI sul territorio, con risultati in continua crescita sul fronte della raccolta differenziata, un'attività che prosegue con successo. Non c'è comparto dell'economia delle città del sud che non sia collegato a questo tema, dal turismo. Noi possiamo fare turismo a Bari come a Catania, a Napoli come a Cagliari o a Palermo, se naturalmente abbiamo la possibilità di offrire un volto di città più pulite. Abbiamo la possibilità di recuperare risorse economiche importanti e abbiamo la possibilità di liberarci del giogo di imprese troppo spesso legate a interessi mafiosi o criminali, e con gli strumenti della trasparenza e del recupero ambientale sicuramente rescindiamo un rapporto e rompiamo con la cultura dell'illegalità. Serve differenziare per tenere conto della protezione dell'ambiente, non possiamo continuare a portare i rifiuti in discarica, dall'altro lato diventa un modo per fare economia, perché il riciclo dei rifiuti è diventato ormai un'attività economica a tutti gli effetti e può dare delle risposte positive anche in termini occupazionali. Serve anche a far risparmiare, perché se riusciamo a fare una raccolta differenziata con delle performance percentuali molto elevate, abbiamo la possibilità di abbassare la Tari per i cittadini, almeno per quella parte che è relativa al conferimento dei rifiuti all'interno delle discariche.